Stamattina colazione molto speciale perché invece del solito caffè facciamo colazione oggi con la mozzarella, perché è venuto fuori questo articolo LinkedIn, stampa, via dicendo, della tracciabilità della mozzarella campana DOP di Spinosa. E ovviamente non ho potuto fare a meno di andare a provarla, a prenderla immediatamente. Anche perché, come noto, non ho mai fatto mistero, sono un fan del concetto della tracciabilità fatta su blockchain, cosa che ha soprattutto tantissimi detrattori nel mondo dei puristi e dei massimalisti. Io sono un possibilista, secondo me si può fare, sto lavorando a questa cosa qua, quindi per me andare a verificare altri sistemi per fare la tracciatura alimentare per me è quasi un obbligo. Quindi sono andato a prendere, adesso vediamo un attimino cosa fa. Ecco qua, faccio vedere, non è un video sponsorizzato, non mi hanno pagato per fare il video, non mi hanno manco mandato una mozzarella. Andiamo a vedere come funziona, perché allora qua c'è il famoso QR code, il classico QR code da inquadrare. Applicazione, inquadriamo il QR code. Sorpresa, ti porta a una pagina statica. In realtà il dato della mozzarella non è nel QR code, devi metterlo tu. La richiesta è quella di inserire il numero del lotto che si trova sulla linguettina superiore dopo la data di scadenza, nel mio caso è 9072. E arriviamo a una pagina e sta andando un po' diversamente da quello che mi aspettavo. Mi sa che mi conviene continuare dal PC. E qui abbiamo il bellissimo articolo su autenticoita.org che parla appunto della tracciabilità della mozzarella spinosa DOP su blockchain. Quindi sono corso al supermercato, preso questa mozzarella, vado a fare la scansione e, sorpresa delle sorprese, cosa mi trovo? Ecco qua, mi trovo questo sito dove non c'è nessun riferimento nell'indirizzo, nell'URL rispetto alla blockchain. Bisogna andare a mettere il numero del lotto che si trova sulla confezione. Nel mio caso, il numero del lotto era, cos'era? Era 9072. Ora, già qua c'è un problema non da poco. Perché? Perché se io dal QR code non vado a finire direttamente sulla blockchain o comunque con qualcosa che ha un forte riferimento sulla blockchain, ad esempio mettendo nell'URL, nella query string qua in alto, i riferimenti alla transazione, io di fatto sto atterrando su una pagina che centralizza tutto quanto. Dov'è il problema quando ho una pagina di questo genere? Che se eventualmente il produttore, e non penso sia il caso di Spinosa, ci mancherebbe, però qua in blockchain bisogna sempre analizzare le cose in maniera con adversarial thinking. Si dice qua cosa succede? Che uno potrebbe semplicemente dire: no, il lotto 9072 non esiste più. Uno mette il numero, dice non trovato, è finito da un'altra parte, eccetera, eccetera. Cioè, questa pagina fa da proxy rispetto ai dati sulla blockchain. Uno non ci accede direttamente. Io in questo momento non so dove sono i dati sulla blockchain. Me lo devo far dire da questa pagina. Se questa pagina per un qualsiasi motivo sparisce o non me lo vuole più dire o vuole dirmi altro, io non ho assolutamente nessun modo di sapere dove effettivamente questi dati siano. Andiamo a mettere questa fantastica cifra, quindi 9072, cosa troviamo? Ecco qui, qui abbiamo la pagina che contiene tutte le informazioni disponibili per il lotto di mozzarella che ho comprato io. Allora, dove sono tutte queste informazioni? Qua abbiamo tutta una serie di dati sugli allevatori. Abbiamo 43 pagine di allevatori. No, vediamo cosa abbiamo. La data di produzione è il 13 di marzo, c'è scritto qua, ma il timestamp del blocco è di 2 giorni dopo. Già qua è un altro problema, perché cosa è successo in questi 2 giorni fra quando è stato prodotto il lotto e quando è stato registrato? 3 giorni. In teoria potrebbe essere successo qualsiasi cosa, cioè non ci sono in questo momento elementi per, come dire che sia successo qualche cosa, ma il problema è che non abbiamo elementi per escludere. Cosa abbiamo poi qua come dati a disposizione? Non ci sono dati relativi alla filiera, non c'è niente, almeno su questa pagina non si vede nulla. Probabilmente saranno stati messi all'interno dei dati della blockchain. Speriamo. Infatti qua cosa abbiamo? Riconoscibilissimi. Un
un block header di Ethereum, una transaction ID di Ethereum e quello che chiama certificato. In realtà è semplicemente una transazione che ci porta su Etherscan e se clicchiamo qua su questo pulsante ci porta direttamente su Etherscan a vedere questa precisa transazione. Andiamo a vedere questa transazione, allora ci saranno un sacco di dati qua dentro, immagino. E purtroppo invece no, cioè abbiamo dei dati che corrispondono perché effettivamente la transazione esiste, abbiamo il blocco che corrisponde con la data che è stata segnalata nella pagina web precedente, abbiamo l'indirizzo del mittente che poi andremo a utilizzare e l'indirizzo del contratto, molto bene, non sono stati trasferiti Ether in questa transazione e il costo è stato di ben 2 centesimi. Ora, il discorso qual è? Che andando a vedere i dati di questa transazione, quello che c'è di leggibile è qua sotto. Quindi noi riusciamo a vedere lotto 9072, data di produzione 13/3/2019, referenze 200GB, 3x50GC, 50x10GS, 10x50GT, 125GT, 3x125GT, 2x125 GV, 150 GT allevatori. Cioè questi sono i dati che sono presenti in questa transazione che vanno a notarizzare il lotto delle mozzarelle. E qua c'è un altro grosso problema, secondo me. Cioè questi sono tutti i dati che abbiamo a disposizione, però non abbiamo nessun dato. Cioè, boh. Io qua, ad esempio, il primo problema grosso è io non ho dati sulla filiera. Cioè, questo dovrebbe essere qua. L'articolo diceva la tracciabilità della filiera, la macchina qua diceva stampato la comoda. Perché blockchain? Lotta alla contraffazione, chiarezza del processo di produzione e controllo della filiera. Tutto quello che c'è scritto qua è questo. Io qua non vedo né la filiera, non vedo la produzione, non vedo dati che possono essermi utili all'anticontraffazione, non vedo niente, fondamentalmente. Andiamo a vedere poi, magari il codice dello smart contract ci dice qualcosa. Eccolo qua. Il codice dello smart contract ci dice sì, è stato questo l'indirizzo, è stato creato dallo stesso indirizzo che è quello che emette le transazioni, quindi questo è l'indirizzo che emette le transazioni, l'indirizzo del contratto, quindi è stato creato dallo stesso indirizzo, quindi c'è questa parentela, perfetto. Qua c'è il codice in esadecimale, la presentazione esadecimale dell'EBI del contratto. Sappiamo che il contratto è stato creato con questo parametro iniziale 31 seguito da una sfilzona di zeri, però non c'è il codice in chiaro. Quindi anche qui altro problema di trasparenza, cioè vabbè, cosa fa questo contratto? Che garanzie mi dà? Come funziona? Boh, non si sa, non c'è modo di vederlo, non c'è. Poi anche andando a prendere lo swarm che potrebbe in teoria contenere il codice qua sotto, se andiamo a vedere cosa c'è nello swarm del contratto, io ho da mezz'ora questa pagina che frulla che non mi sta trovando niente, starò sbagliando qualcosa probabilmente, ma non trovo modo di recuperare il codice di questo contratto. Vabbè, andiamo a vedere allora qualche cosina in più, ad esempio sull'indirizzo del mittente. Ok, a quanto pare questo mittente, che è quello che ha scritto la transazione del mio lotto di mozzarella, o quello a cui appartiene la mozzarella che ho comprato io, è sempre lui che scrive all'indirizzo dello smart contract. E se facciamo il controllo inverso, cioè andiamo a vedere le transazioni che sono arrivate allo smart contract, otteniamo effettivamente che questi due indirizzi sono pappa e ciccia, cioè è sempre quell'indirizzo che va a scrivere su quello smart contract. Ora, a questo punto mi sorgono delle domande. Dov'è la tracciabilità? Dov'è la filiera? Dove sono i dati? Bah! A cosa serve questa cosa qui alla fine? Cioè, non lo capisco. Cioè, siamo partiti dicendo, cioè, siamo tutti d'accordo, no? L'importanza della tracciabilità, il made in Italy, mozzarella campana, per carità, buonissima, tutto quello che vuoi. Il problema è che io qua non vedo nulla che abbia a che fare con la tracciabilità della filiera e nulla che mi possa dare delle garanzie rispetto a questi dati. Sicuramente quello che c'è è che un indirizzo, presumibilmente riconducibile al produttore, ha scritto a uno smart contract di cui non si sa cosa fa, non si sa il codice, scrive ogni giorno più o meno alle 2 di notte, sembrerebbe, perché la lista delle transazioni grosso modo è intorno a quell'ora lì, 2 di notte. Una volta al giorno fa una transazione per un costo di 20 centesimi e una volta al giorno memorizza un lotto, però i dati che vengono dati è una stringhina di testo che non dice niente.
sulla provenienza, non dice niente di dove viene il latte, non mi dice, io non voglio sapere il nome della bufala che è stata munta, però insomma avere 150 per 20 g mi sembra un attimino poco. Quindi verdetto, blockchain pubblica. Ok, dati scarsissimi, tracciabilità assente, filiera non pervenuta, mozzarella buona, bufala. Poi qua per scherzarci su, i giochi di parole si sprecano. La situazione di questa tracciabilità è piuttosto spinosa. L'applicazione, se non ho capito male, si chiama Ops Chain, e qua Ops, ecco perché Ops. Insomma, perché il bello e il buono della blockchain, e anche il cattivo, è che una volta che hai fatto una roba lì, rimane per sempre. Cioè, magari ho sbagliato qualcosa io, magari sono dei pezzi che non ho visto, non sono guardato, che non ho capito, però diciamo, da quello che ho visto fino adesso l'impressione è quella lì. È dichiarata la tracciabilità della filiera. Non c'è la filiera, quindi non c'è la tracciabilità, quindi alla fine con una riga di testo veramente si fa fatica a considerare questa tracciabilità della filiera alimentare. Io poi per carità rimango sempre comunque, come detto all'inizio, un fan del progetto della tracciabilità alimentare e abbiamo trovato probabilmente, sempre che non abbia sbagliato, un modo in cui farla così non serve e non è utile. Non è una tracciabilità della filiera, questo non vuol dire che tutti i modi per fare tracciabilità della filiera alimentare siano farlocchi o non ci siano, semplicemente non è stato implementato un modo corretto. Cosa viene realmente notarizzato? Che c'è un lotto, più di quello non si capisce. Quali sono le garanzie che vengono date al consumatore? Apparentemente nessuna, perché non c'è modo di risalire da nessun'altra parte se non il fatto che c'è un indirizzo che scrive su uno smart contract una riga di testo più o meno ogni giorno. È un caso isolato, non ce la potevamo aspettare. No, non è un caso isolato, ci sono altri sistemi che ho già visto di tracciabilità alimentare o vitivinicola che sono più o meno fatti in questa maniera qua. Cioè scrivo qualcosa in blockchain e dico quella lì è la tracciabilità della filiera. Magari meccanismi di centralizzazione, cioè modi che dici sì, ho fatto qualche cosa, ma quello non è veramente un sistema per fare la tracciabilità e per dare qualsivoglia modo di dare delle garanzie. Si può fare? Secondo me assolutamente sì, ci sto lavorando da qualche mese, i risultati arrivano, quindi si può fare in modo molto diverso. L'obiettivo è appunto quello di dare completa trasparenza, ovviamente è una cosa che possono permettersi in pochi di dare totale trasparenza perché vuol dire mettersi a nudo davanti al tuo potenziale consumatore dando tutte le informazioni che non tutte, quelle che a lui possono servire per capire come lavori. Si può fare di più? Sì, si può fare meglio, si può fare in maniera più utile, in molti modi diversi, però questi se volete li discutiamo in un'altra sede. Un caffè, caffè.